Vogliamo leggere la Bibbia al passo di Luca 1:31 che dice quanto segue. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. E ora diamo la parola al fratello Stargapete che ci parlerà da parte del Signore. Questa mattina l'argomento è stato per me una sofferenza e al tempo stesso una immensa gioia nel prepararlo. Veramente volevo trattare di un argomento più vicino a noi umani, in modo da poterlo non solo capire bene, ma anche condividerlo subito. Ma poi questo argomento è di estrema e determinante importanza per ciascuno di noi. Se voi non credete in questo argomento, state scaldando la sedia. Se invece credete in questo argomento, allora forse voi direte troppo, siete già eterni. La nostra provvisoria morte è soltanto un momento di sonno del quale non ci ricorderemo. Qual è questo argomento? L'incarnazione. L'incarnazione. Certo che Maria non ci ha creduto subito. È impossibile perché non ho avuto rapporti in questo senso. Nel creato non tutto è spiegabile. L'altro giorno, ieri, mentre splendeva il sole, mi sono fermato davanti a un cespuglio e in mezzo a questo grande cespuglio c'era un fiorellino giallo. Mi sono avvicinato, era meraviglioso. E mi sono detto, ecco, questo Dio l'ha creato, è giunto a creare questi fiorellini. Quanto più ha creato noi per diventare suo popolo, suoi figliuoli. Se noi pensiamo molto semplicemente ad un uccello che nel nord nidifica, prepara il suo nido, poi lo vedete partire e andare nel Sudafrica per passare una stagione. Poi ritorna nel suo nido. Ma mi sapete dire come ha fatto questo a sapere tutto questo? Ad avere la forza incredibile di andare così lontano e ritornare, senza sbagliare né il tragitto né l'obiettivo. Noi non saremmo capaci. Quando voi preparate un piattino con del cibo per il gattino, è incredibile, si avvicina, annusa, sente bene, poi assaggia e poi finalmente si mette a mangiare. Perché ha delle difficoltà di accettare qualsiasi situazione. Noi siamo lo stesso. Un angelo fa visita a Maria Vergine e le dice una cosa assurda. Tu partorirai un figlio.
Oh, che stai dicendo? Non è possibile. Se un angelo andasse a una nostra signorina e dicesse: guarda, tu partorirai un figlio, questa signorina, con tutto rispetto, dirà: ma non è possibile. Non si tratta di non dare fiducia, ma semplicemente perché non è possibile. Giobbe non riusciva a capire un evento che lo riguardava, ma poi dice: sì, ne ho parlato, ma non ho capito, sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri, non aspiro a cose troppo grandi. Questa è la nostra posizione, è il nostro credere. Sì, ma un momento, se tu, Dio, mi dici delle cose incredibili, io ho difficoltà. Ecco perché mi ponevo la domanda, ma io voglio presentare alla nostra comunità l'incarnazione. Mi sapete dire qual è il meccanismo per una cosa del genere? Noi spieghiamo benissimo, scientificamente, come volete, la nascita di un bambino. Ma, un momento, come fa questo bambino a nascere in una donna così, senza nessuna preparazione a riguardo? Noi siamo predestinati conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. Se voi siete qui perché avete sperato in Cristo, se voi siete qui perché credete nella incarnazione. Però un momento, io sento qua e là una voce che dice: sì, crediamo, ma sono teorie. In pratica siamo soltanto dei peccatori e i peccatori devono diventare polvere, punto e basta. Ma dobbiamo camminare con questo credo? Sì, noi siamo peccatori. Ma l'incarnazione di Cristo è stata realizzata perché credendo e non facendo altro, credendo in una via, la seguiamo senza interromperci mai. Quando il Salmo dice: io non sono orgoglioso, non voglio dire che sono chissà che cosa, ma il Signore fa dei miracoli nella nostra vita. E noi ci vergogniamo nel raccontare i miracoli di Dio. A me spesso dicono: ma tu racconti queste cose perché vuoi metterti in vista tu o vuoi mettere in vista il Dio? Certo, potrebbe succedere una cosa del genere. Ma perché non raccontare di Dio, dei suoi miracoli nella nostra vita, nella vostra vita? Non è un miracolo il fatto che voi siete qui e noi in una taverna. Non è un miracolo che ci siano dei giovani qui invece di andare nella sperduta terra di Caino. Non ci resta che aver fede, non ci resta che credere fermamente che Dio vuole la nostra salvezza.
Questo testo non ammette discussioni. Abbiamo sperato in Cristo. La nostra è una speranza attiva, una speranza forte, una speranza che non rimane soltanto nella idea, ma nel concreto. Maria poi accettò subito la proposta dell'angelo, anche se non capì come poteva svolgersi questa fecondazione. Il programma di Dio relativo alla mia vita non lo conosco. Posso dire quel che è successo nel passato, ma non posso dire quel che succederà stasera. Io faccio i miei programmi, ma poi attuarli non lo so. Anche voi non siete sicuri di quel che programmate nella vita. Ma l'incarnazione di Cristo ci dà una spiegazione chiara del come e del quando noi programmiamo la nostra esistenza. Ecco una spiegazione. Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Non si tratta di una teoria. Mi ricordo quando nel comune di Alberobello il sindaco mi dette a disposizione la sala consiliare per fare il corso contro il fumo, i 5 giorni famosi. Mentre preparavo e ho introdotto dicendo che Dio consigliava di non fumare. E allora un assessore ha alzato la mano e ha detto: ma scusi, ma lei che ne sa di Dio? Ha forse avuto un colloquio con lui, forse l'ha visto, forse l'ha toccato, forse... Ma che c'entra il Dio? Il Dio non esiste, è una teoria. Ma a me non ha fatto piacere quell'intervento. Però tanti altri interventi dopo mi hanno convinto di una cosa, che l'incarnazione di Cristo ha convinto più di una persona, anche se non tutti. Voi siete convinti? Emanuele, lo trovate nella Bibbia questo nome, e io ho un nipote che si chiama Emanuele, ha fatto delle cose molto belle nella sua vita, ma ne ha fatte altre che non sono belle, e gli ho posto la domanda: ma sei orgoglioso di avere il nome di Emanuele? Beh, perché? Cosa c'è di strano? Che significa Emanuele? Io non lo so, m'ha detto. È così, è per puro caso. Io sono nato, mi hanno dato questo nome. Mia sorella, quando gli ha dato questo nome, sapeva bene perché. È il nome più prezioso del Figlio di Dio. Nasconde uno splendore incomprensibile, perché questo nome è legato all'incarnazione di Gesù. Cristo, per la prima volta in Isaia, circa 700 anni prima dell'evento, ebbe in profezia questo nome: Dio con noi. Ma quanto è bello!
Pensate che ogni giorno noi pensiamo all'Emanuele, noi viviamo con questo nome. Le benedizioni nascoste in questo nome, io ve ne elenco alcune che troviamo nella Bibbia. Dunque, è il Dio con noi che riconcilia i peccatori con Dio. Primo. Secondo, è il Dio con noi che vuole costruire la sua Chiesa dandole forza. Questo ci fa capire, ecco, io sono con voi tutti i giorni della vita fino alla fine dell'età presente. Ogni mattina quando mi alzo dico, Signore, ti ringrazio che mi dai la vita. Io ieri sera non lo sapevo di avere la vita. Invece probabilmente voi non vi ponete mai questa domanda la sera. Domani sarò vivo, sarò viva. Forse la date per scontato che la vostra esistenza continua. Io non uso questo sistema. Ogni sera dico, Signore, ti ringrazio che mi hai dato questa giornata, ti prego per domani. E la mattina, quando mi sveglio, per me è un miracolo. Che bello sapere che Dio mi dà la possibilità di gioire per un giorno e anche di operare nel suo nome in quel giorno. Ancora il motivo: è il Dio con noi che conforta il suo popolo. Nel Salmo 46, Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle distrette. Per caso non avete mai avuto distrette voi, difficoltà? Vi andate sempre liscia? Io credo che non ci sia nessuno che possa alzare la mano e dire che vuoi, io, per me va sempre facile, tutto semplice. Non sappiamo neanche la mattina quel che succederà durante la giornata. Per me non lo posso dimenticare quando dal benzinaio un motociclista si ferma e mi viene ad abbracciare. E io credevo fosse un pazzo, fosse qualcuno che mi voleva fare del male, oppure mettere la mano per prendermi il portafoglio. E ho guardato e stava lacrimando. Grazie, mi ha detto, lei mi ha dato la vita. Era proprio in riferimento al corso per smettere di fumare, perché il medico gli aveva detto: i tuoi polmoni sono talmente rovinati che ti do massimo 3 mesi di vita. E invece sono passati degli anni e lui vive felice, e agli esami dei suoi polmoni risulta che non c'è nessuna traccia di nicotina. Chi ha fatto questo miracolo? E quest'uomo è consapevole di questo miracolo. L'Eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro alto ricetto. Poi ancora un altro punto: il Dio con noi porta il suo popolo nella patria celeste. Dove stiamo andando noi? Certo, io devo dirvi una cosa. Uscendo la mattina ho visto tutto questo bel sole, il giardino con i fiori. Ho detto, Signore, nell'eternità dammi questa casa, è meravigliosa. Era soltanto un modo di esprimersi. Noi non sappiamo come sarà la nostra casa. Noi non sappiamo come sarà il nostro vivere eterno. Ma sappiamo che saremo più che felici. Avremo molto di più di quel che abbiamo oggi.
Vogliamo arrivarci? Crediamo nella incarnazione di Gesù. Credevo che credere fosse semplice. Invece troviamo nella nostra esperienza giornaliera persone che si ridono della nostra fede, ci insultano e ci dicono: credevo fossi intelligente e invece ti metti a credere nelle cose assurde. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? Dio onnipotente si umilia prendendo forma umana nella persona di Gesù, nasce come un semplice bambino da una donna vergine. Questa è la realtà. Questo è un fatto storico. Non ci si può mettere in, non si può mettere in dubbio questo fatto, che tutti i documenti storici ce lo attestano. Ma allora Gesù Cristo è un vero uomo. Aveva tutte le caratteristiche dell'uomo. Tutte le caratteristiche vuol dire che egli pensava anche come un uomo. Anche se egli era col Padre creatore di questo uomo, ma quando è diventato uomo si sarà posto la domanda: Ma io chi sono? Come faccio? Devo mangiare perché ho fame, mi devo coprire perché ho freddo. Ma tutte queste cose non le aveva mai sperimentate. E senza contraddizione, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è quindi una cosa incredibilmente al di fuori delle nostre concezioni, al di fuori del nostro poter, diciamo, capire. È soltanto la fede che ci porta a questo. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, ed essi vedranno la sua faccia e avranno sulla fronte il suo nome. C'è un paese, e ci sono vari paesi, che hanno delle abitudini, hanno dei segni fisici, si devono distinguere dagli altri. Allora possiamo capire con chi abbiamo a che fare. Quando voi incontrate qualcuno e parlate con questo qualcuno, vi rendete conto che quella persona pensa che noi siamo un po' diversi dagli altri, oppure dice: siete come gli altri. Non vi è capitato di dire: ma il suo modo di parlare è strano, il suo modo di essere nella vita è diverso. Non credevo fosse così. Pochi giorni fa, in questa settimana, è venuta a trovarci una signora che abita a circa un chilometro da noi. È venuta e ci ha portato una scatola piena di olive sott'acqua e ci ha detto: vi ho portato questo perché possiate accettare, e cioè assaggiare, le mie olive. E ho domandato: ma com'è che ha pensato a questo? E lei ha detto: perché voi siete diversi. Io tutti gli anni, tutte le feste, cattoliche o non cattoliche, vado dai vicini di casa
a dare una poesia e un piccolo presente. E queste persone mi dicono spesso: lei è diverso dagli altri. Uno mi ha detto: da quando io vivo in questa contrada non ho mai trovato una persona simile a lei, perché lei non dimentica mai di venirci a trovare nelle feste. Andate ai vostri vicini di casa, portate anche se ho soltanto una piccolissima cosa, ma andate a dire nel nome di Gesù qualcosa di importante. Fra pochi giorni la gente festeggerà il Natale, l'incarnazione di Gesù. Ma come la festeggerà? Nel piatto, nelle serate, nelle bevute, nell'alcol e in tante altre cose che non posso dire. Voi come lo festeggerete? E voi mi direte: scusi, ma lei sa bene che il 25 dicembre non è la nascita di Gesù, perché Gesù non poteva nascere a dicembre, quando il gregge era lontano, era nelle grotte o nelle stanze costruite. Quindi Gesù non poteva nascere il 25 dicembre. Secondo i calcoli è nato in un altro mese e in un altro giorno. Ma a noi questo non interessa in modo particolare. A noi interessa accettare l'idea che questa è comunque un momento per ricordare Gesù che è nato e si è incarnato per me, per te. Il 25 dicembre era la nascita del sole. Ancora oggi molti popoli chiamano il 25 dicembre Sunday. Sì, il giorno del sole. Ebbene, non ha importanza. Quello che conta è che noi crediamo che Gesù sia incarnato. Qualunque giorno va bene, purché non dimentichiamo questo evento favoloso. Quindi Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nella distretta. L'Eterno degli eserciti è con noi, l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto. Gesù era molto vicino al nostro modo di pensare e di agire. Pensate che ad un certo momento si arrabbiò. E voi dite: ma come Gesù si arrabbia? C'è scritto, si indignò addirittura e disse: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. E quelli volevano allontanare questi bambini che davano soltanto fastidio. E invece Gesù si indignò. E anche con i farisei, guardandoli tutto intorno con indignazione, profondamente rattristato. E ancora, era mosso dal nostro modo di pensare, di vivere, cioè egli sentiva il trasporto del momento e dell'episodio. Davanti alla tomba di un suo amico Lazzaro, il testo di Giovanni dice, fremette nello spirito, si turbò.
Come l'uomo normale, Gesù soffriva spesso e difatti sta scritto: Gesù pianse. Io non immagino Gesù, il figlio di Dio, che piange per l'umanità, per un fatto relativamente importante. Quando parla della sorte di Gerusalemme, vedendo la città, pianse su di lei. Chissà quante volte l'abbiamo fatto piangere noi Gesù per colpa del nostro comportamento. Gesù si rallegra quando la testimonianza dà i suoi buoni frutti anche sui fanciulli. In quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli». Quando vediamo e leggiamo questi testi in riferimento all'incarnazione di Gesù, ci rendiamo conto che nonostante lui avesse ben chiara l'idea della sua sofferenza, non l'idea, ma concretamente lo sentiva, egli era come noi, sentiva l'impulso della gioia, ma anche della non coerenza della vita. Alzando gli occhi al cielo, sospirò, ne ebbe compassione e dice una volta in Marco: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale». Ma è incredibile quanto sia stato sensibile Gesù. Gesù combatteva come noi, con lo Spirito, tentato in modo simile a noi, dice un altro testo in Ebrei. Leggiamo che per 25 volte si era appartato per pregare. Dipendeva dalla preghiera perché aveva bisogno di dialogare con il Padre, ma dava a Dio ogni decisione. Ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, avendolo risuscitato dai morti. È questa la vittoria di Cristo, ma questa è la nostra vittoria, perché Gesù, quando è risuscitato, ha dato a noi la garanzia assoluta della nostra resurrezione. Stefano vide il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma io vi faccio una domanda, ma non mi date una risposta perché so che è difficile. Avete mai visto Gesù? In un sogno, in una visione, in una idea. Grazie all'incarnazione siamo salvati dalla forza divina. E questo è un fatto importante, la forza divina e lo Spirito Santo. Vi chiedo un'altra cosa che è, diciamo, personale. Nella vostro vivere di ogni giorno avete mai chiesto allo Spirito Santo di darvi una capacità particolare per testimoniare dell'incarnazione di Gesù?
È una domanda. Cioè, vi siete messi in ginocchio a dire: Spirito Santo, ti chiedo di darmi la capacità di testimoniare di Gesù, mio Salvatore, in modo straordinario, non con le quattro parole. Ma allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Immaginatevi un momento di trovarvi in croce. Quando sono andato a Gerusalemme sul Golgota, ero così emozionato che mi tremavo tutto, non riuscivo a realizzare il momento, così come lo può realizzare qualsiasi persona che passa da un luogo sacro. Gesù è stato inchiodato, non legato come si faceva normalmente, ma le sue mani sono state inchiodate, i suoi piedi sono stati inchiodati sul legno con grossi chiodi. Per te, fratello, per te, sorella, e per me, per nostra colpa. Io credo in Gesù, figlio di Dio. Io credo in Cristo Gesù morto sulla croce. Io credo in Cristo Gesù risuscitato. Ma questo credere deve essere vissuto nella mia vita, così come nella vostra vita. Cosa dice Gesù? Ci sono alcune affermazioni interessanti. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Io sono la porta. Secondo, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ancora, io sono il buon pastore, depone la sua vita per le pecore. Vi è mai capitato di stare in mezzo alle pecore o vicino ad una pecora? Le pecore sono di una dolcezza incredibile, vengono vicino alle vostre mani, a leccarvi, viene vicino, si strofina sul nostro corpo, è incredibile. Gli agnelli sono molto delicati. È meravigliosa questa esperienza in mezzo alle pecore. Così possiamo pensare a Gesù. Poi, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ancora, io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Allora, possiamo dire che siamo eterni? Credete di avere già l'eternità in voi perché avete creduto nell'incarnazione? Io credo che sia molto difficile che un umano dica: io vado avanti perché sono eterno, non ho paura della morte perché sono eterno, non ho paura della malattia mortale perché sono eterno. Ma credete nell'eternità? Io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Allora lo possiamo dire. Siamo eterni. Perché abbiamo creduto. Siamo eterni perché stiamo vivendo nella casa del Padre. Siamo eterni
perché noi ci siamo allontanati dalla schiavitù del peccato. Cosa dice Gesù del perché della sua venuta? Alcuni punti. Per rendere testimonianza alla verità, per questo sono nato. Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce. Secondo, sono venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto, cioè ognuno di noi. Non sono venuto non per essere servito, ma per servire e per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Ancora, sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in noi, in me, non resti nelle tenebre. E ancora, sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù pose la domanda: ma che dite? E voi che dite che io sia? Simone rispose: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Cosa ci viene spontaneo di dire? Gesù, tu sei il mio Salvatore, tu sei colui che si è incarnato e mi ha dato la vita eterna. Io sono eterno. Certo, dobbiamo passare dalla morte. Questo è una cosa, purtroppo. Ma vi faccio una domanda che voi probabilmente considererete un po' assurda. Credete che Gesù non può tornare questo pomeriggio? Credete che possa ritornare? I segni che noi vediamo attraverso le profezie sono tutti inerenti al nostro tempo. Allora Gesù può tornare questo pomeriggio. E quindi noi non vedremo la morte. Ci sarà un tempo comunque nel quale tutti i credenti passeranno da questo modo di vivere al modo di vivere eterno. La terra sarà ricreata, pensate. Potremo avere una parte di questa terra o in qualunque altro posto dove il Signore penserà di metterci, ma certamente. E per questo dice a Simone: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché nella carne, nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Se voi credete a quel che diciamo, non è stato un pastore o un insegnante che vi ha insegnato queste cose, ma il Padre con lo Spirito Santo è venuto dentro di voi a darvi questa grande e meravigliosa notizia. Tu non sei destinato alla morte definitiva, tu sei destinato alla vita eterna. Quindi, quando pensiamo al sacrificio di Gesù, non possiamo dimenticare che lo ha fatto con vero sacrificio, con vera sofferenza, non soltanto come un fatto passeggero, come un fatto di un angelo che fa apparire la sofferenza, ma una cosa passeggera. Gesù ha veramente sofferto. Tanto che, purtroppo, sapendo pur tutto, dice: Padre, se è possibile, metti un po' da parte questo calice, perché non ce la faccio più.
L'Apostolo Paolo ricorda il grande sacrificio di Gesù e vorrei ricordare a tutti voi che ci sono dei testi nella Bibbia così preziosi che ci danno forza, ci danno coraggio, ci fanno sentire la realtà nella quale siamo giunti, cioè nella Chiesa della fine del mondo, nella Chiesa che sarà tutta salvata se tutti avranno mantenuto la loro fedeltà. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Grazia a voi e pace da Dio Padre, al Signor nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Questo testo ci fa capire che noi abbiamo la guarigione del nostro stato, e questi abbiamo ricordato questi testi perché Gesù ha veramente fatto una cosa straordinaria, ma anche ha sofferto moltissimo. Quando voi andate nei luoghi sacri di Gerusalemme e vedete questi luoghi, non potete fare a meno di lacrimare al pensiero che lì era andato veramente il Figlio di Dio per ciascuno di noi. È incredibile questo fatto storico. Questa immagine è molto importante perché ci fa ricordare quando un discepolo con la mamma di Gesù stanno sotto la croce. Immaginate una mamma che dopo aver saputo tante cose meravigliose di questa nascita soprannaturale lo vede invece sulla croce morire nella sofferenza atroce della croce. Mettetevi al posto di Maria, povera donna. Non è stata una cosa facile per una madre soffrire in un modo così grave. Una volta ho tenuto un sermone su Maria e un membro di chiesa mi ha detto: lei ha parlato di una dea. Io ho parlato di una dea. Io ho parlato della mamma di Gesù. E la mamma di Gesù è stata straordinaria. Pensate quanta sofferenza, povera donna. Era come noi, soffriva come noi, ma molto di più di noi. Maria è per noi, anche nei momenti difficili, è per noi un esempio. Ha sofferto perché suo figlio moriva per noi, per lei e per suo padre e per tutti i suoi parenti, perché tutti fossero un giorno salvati. Egli è stato trafitto a motivo della nostra trasgressione. Ogni volta che facciamo un peccato, ricordatevi, voi state dando una pugnalata al corpo di Gesù. Non sono parole campata in aria, sono parole vere. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza, intelligenza. Ci sentiamo come trasformati dal suo sangue. E l'idea però che il suo sangue è stato versato per colpa nostra, ogni volta che commettiamo un peccato, ricordiamoci, abbiamo ferito Gesù Cristo.
il leone ruggente viene per, non per darci una bella vita, ma per ucciderci. Satana, quando mi viene a tentare, io gli dico: senti, vattene via se non vuoi che ti prendo a schiaffi. E qualcuno che mi ha sentito dice: ma che modo di parlare? Ma bisogna essere concreti. Satana è il nostro nemico. Lui deve fare tutta la sua opera per sconfiggere l'incarnazione di Gesù, ma non vincerà, perché noi tutti qui siamo con Gesù e siamo con lo Spirito per vincere Satana. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Noi amiamo Dio, noi gli apparteniamo perché Lui ci ha comprati col sangue di Gesù. La mia vita ha un significato e un valore. Io ho valore perché Gesù ha pagato. E non ha pagato un centesimo, ha pagato con il suo sangue, con la sua persona. Io sono con voi tutti i giorni. Io sono suo, ma Dio è il mio. È il mio. Gesù è il mio Salvatore. Questa è la realtà della mia vita attuale e futura. Questa è la realtà della vostra vita attuale e futura. Se credete nell'incarnazione di Gesù e ne fate oggetto di riflessione e pratica della vita, voi siete già proiettati verso l'eternità, che Dio lo voglia. Amen. Noi danzeremo perché Gesù un giorno tornerà da noi, alle porte è il Signor più vicino a noi.